Lo spirito natalizio è sempre vivo, specie nei gesti solidali. La testimonianza lampante viene dalla sinergia messa in campo da alcune associazioni, accordo presentato nella sede della Croce Rossa di Via Amalfi, a Termoli. Un dono per ogni bambino, questa la denominazione della campagna che vede assieme, oltre alla CRI, Casa dei Diritti, in partenariato con l'Istituto Alberghiero Federico di Svevia, Informare, Consumer e ODV Termoli Assistenza 360 gradi, rappresentati rispettivamente da Donato Ciccone, Laura Venitelli, Maricetta Chimisso, Peppino Vaccaro, Michele Ventresca e Marco Ferrara. Ci ha contattato la signora, l'avvocato Laura Venitelli, insieme alla preside Chimisso, chiedendoci di collaborare con loro. Si tratta di praticamente cercare di prendere dei giocattoli, dei libri, dei quaderni e quant'altro possa servire per dei bambini bisognosi. Ci saremo 2 o 3 giorni in piazza per il centro di Termoli con un gazebo e inoltre la sede qui nostra di Croce Rossa è sempre aperta in modo che possiamo raccogliere anche qui del materiale da poter donare a questi bambini. Quindi saranno doni, giocattoli, materiale di cancelleria, giochi educativi. In questa iniziativa noi abbiamo ben 4 associazioni che ci supportano, ma tanta gente che ci vuole dare una mano. Abbiamo anche commercianti che si sono messi a disposizione e che metteranno nelle loro attività dei cestini dove magari si può raccogliere sia il dono oppure dare un contributo, una quota per l'acquisto del dono. Faremo questa raccolta, la faremo fino al 6 gennaio e poi vedremo che cosa si è raccolto per poterlo distribuire a quelle che sono le realtà più in difficoltà della nostra città. Tutte quelle persone che sono qui, che hanno dato la disponibilità, è perché hanno una sensibilità che è, abbiamo delle corde che quando le